Oggi è ospite della mia trasmissione Raffaella Aquilina. Raffaella nasce a Novara, ma ora abita a Montelupo Fiorentino. Hai lavorato, cioè come scuola, che scuola hai fatto, Raffaella? Allora, sono diplomata perito aziendale e laureata in economia e commercio. Hai lavorato in diverse aziende importanti su al Sì, ho nord. lavorato in diverse aziende importanti, tra cui Oracle Italia, che è un'azienda americana molto importante nel settore dell'information technology, e poi per amore mi sono trasferita in Toscana, a Montelupo Fiorentino, nel Senti, nel 2002. 2002, qui Sì. sono già diversi Sono anni. diversi anni, che abito qui. Senti, Raffaella, il tuo libro si intitola Il giardino al profumo di menta. Sì. Cosa vuol dire? Cosa nasconde sotto questo titolo? Allora, questo libro è un libro biografico, è nato, diciamo, è stata una prova di coraggio, è nato così, mi sono messa a scrivere per un discorso terapeutico. E da lì poi, dato che la scrittura è la mia passione fin da quando ero molto piccola, ho deciso di tramutarlo coraggiosamente in un libro. Il giardino al profumo di menta rimanda alla menta che cresceva nel giardino della mia nonna paterna. Quindi ogni volta che sento l'essenza della menta mi rimanda a quei momenti dell'infanzia che comunque rimangono dentro, sono molto forti. Mi è venuto spontaneo questo titolo, volevo rimandare appunto a lei, al suo ricordo. E io infatti ho letto il tuo libro, so che la tua nonna aveva un giardino piccolo, però era Sì, pieno di tutte queste erbe aromatiche che a aromatiche, lei piacevano molto. sì. Senti, Raffaella, allora la tua voglia di scrivere, di aprirti, cioè te con questo libro ti sei aperta. Sì, mi sono aperta in gran parte, non, diciamo, non ho raccontato proprio tutto, ho raccontato le tappe più importanti, quindi ho raccontato dell'infanzia, del rapporto con i genitori, che è comunque il rapporto genitori-figli è sempre un discorso un po' particolare che va a incidere molto nella vita di tutti noi. Ho raccontato di esperienze di vita, quindi amicizie, amori, lavoro, e anche avvenimenti che hanno segnato la mia vita, che poi sto. Specialmente la mancanza di una tua cara amica che hai perso Sì, negli anni giovanili, più giovanili, diciamo. questo è un. Dunque, io, anche se magari poi non sembra, perché poi invecchiando si matura, quindi anche la timidezza la superi, però sono stata, si legge molto dal libro, una bambina molto chiusa, molto timida. Lei, Marta, Sì, si Marta. leggerà poi nel libro, era una grande amica che purtroppo è venuta a mancare in giovane età, a causa di un incidente, o racconto di questo avvenimento che mi ha segnato. È stato il primo incontro con la morte. Ecco, insomma, non è Non è facile. facile, no. Senti, il personaggio che tu ami di più in questo libro? Allora, il personaggio che amo, barra, Cioè che ti odio, è più mia vicino, ecco, diciamo. madre, sicuramente mia mamma, che ho raccontato di questo rapporto con lei, viscerale, come credo tutti abbiamo con le nostre madri. Lei ha letto questo libro, è rimasta molto colpita, ovviamente non fa quasi testo perché è mia madre, ma in realtà poi molte cose non le sapeva, forse non le sarei riuscita nemmeno a dirgliele se non scrivendole. Ho usato la scrittura e poi il modo con cui esprimo le mie emozioni da Cioè, la sempre. scrittura ti è servita proprio per uscire fuori un po', Sì, per per parlare di te, parlare di altrimenti me non l'avresti non l'avrei mai fatto. fatto, no. Non l'avrei mai fatto, e invece è una cosa importante perché non ci si deve vergognare di dire, Assolutamente anche no. perché la mia è una vita molto semplice, normale, la vita di chiunque. Tutti si possono ritrovare in quello che ho scritto e spero di lasciare Un un segno? Io l'ho segno, di fare letto. riflettere. L'ho letto e sinceramente l'hai lasciato, Questo mi sì. fa molto Cioè, piacere, Nila. in dei momenti ci si riconosce in Esatto, questo me l'hanno detto libro. molti che l'hanno letto, la gran parte delle persone che l'hanno letto mi hanno, nelle recensioni mi hanno detto Infatti. questo. Senti, ma i tuoi obiettivi per quanto riguarda in seguito la scrittura, che cosa hai in programma? Allora, in questo momento sto scrivendo un secondo libro, è un libro che avrà sicuramente di me come accade sempre in tutti i libri, credo, ogni scrittore riporta parte di sé.
Però è un libro, una storia di fantasia ovviamente, che ambienterò in una città che amo particolarmente, che è Torino, con uno, diciamo, degli avvenimenti un po' particolari. Il personaggio maschile sarà un personaggio particolare che sarà infiltrato nell'esoterismo, insomma, non, voglio dargli un non svegliamo, non svegliamo tutto, perché no. È in fase di... So come far rivenire la mia trasmissione, no, esatto, presentarlo. Quindi aspettiamo il prossimo libro. Comunque sì, i progetti sono quelli. Poi Il giardino al profumo di menta, sto lavorando con un editore di Firenze che vorrebbe pubblicarmelo, quindi valorizzando ancora di più questa... Ma questo lo troviamo in vendita. Questo lo trovate in vendita, è disponibile sia su youcanprint.it, che è il self-publisher dove ho pubblicato, ma lo trovate su Amazon, su Mondadori Store, è richiesta anche nelle librerie eventualmente. Senti un attimo, Raffaella, come coincidi, che so che tu lavori, Sì, sì. lavori le tue ore durante la Lavoro 8 mattina, ore, pensa ora appunto dalla mattina alla sera, sì. come coincidi il lavoro, la famiglia, la scrittura? Sì. Allora, cerco di conciliare tutto in modo abbastanza equilibrato. Non è facile, però questa è una passione per me, quindi ci metto veramente l'anima e il cuore. Quindi scrivo magari alla sera quando il bimbo dorme, la domenica mattina, diciamo che ho un buon supporto da parte della mia famiglia che mi sostiene in questa cosa e quindi sono avvantaggiata da questo. Sto anche L'importante. trasmettendo un po' al mio bimbo l'amore per la scrittura, infatti lui ha cominciato a scrivere qualche racconto, qualche favola. Sono orgogliosa di te. Sì. Beh, no, È non una è cosa poco. bella. Non è poco. Senti, Raffaella, se te vuoi dirci qualche altra cosa sul tuo libro, che hai piacere che il pubblico lo sappia, Allora, poi. io dico solo questo, ho iniziato, scrivo da sempre, ho pubblicato quest'anno, sono una persona che ha tanto da imparare, quindi ho pubblicato ma con molta modestia, nel senso che cioè il messaggio che ho voluto lasciare era farmi conoscere e spero che questo libro dia emozioni, faccia riflettere. Che le persone si possano immedesimare in me anche, che ci si ritrovino in questi racconti, in quello che racconto, insomma, in quello di cui parlo. E niente, questo. Io senti, ti faccio tanti auguri per questo, Grazie, per il prossimo grazie, che tu scriverai. grazie. E ora se mi fai una dedica Che nel mio, che ora è onore. diventato mio, tuo, mio libro, Grazie Mila, ti grazie. ringrazio. Grazie a te, grazie a te, grazie a te. Come vedete, in questa trasmissione si presentano tanti scrittori emergenti. E con tante storie, parlano, c'è chi fa le autobiografie come Raffaella, c'è chi parla di romanzi d'amore, c'è chi gialli. Questa trasmissione è molto varia e io sono contentissima di ospitare loro perché io leggo i loro libri e anche la mia cultura aumenta sempre di più. Raffaella, ti ringrazio. Grazie a E voi. al prossimo tuo libro. Volentieri, volentieri. Grazie Nila. Ci vediamo la prossima settimana.